Canto undicesimo. Siamo ancora nel cerchio sesto. Sono ancora gli eretici. I due poeti sono sul ciglio di un burrone nel sesto cerchio, ma il pusto enorme che sale dal cerchio sottostante li induce a indietreggiare e si trovano presso la tomba di Papa Anastasio II, creduto, forse erroneamente, ma Dante credeva che fosse anche lui un eretico. Mentre si fermano, dicevo, per abituarsi al pusso, Virgilio spiega la struttura del basso inferno, che corrisponde, mi dice, a un preciso ordine morale. Sappiamo che tutta la commedia è impostata sull'etica nicomachea di Aristotele, letta attraverso San Tommaso, ovviamente. Quindi, dicevo, l'alta ripa, come viene chiamata, è suddivisa in tre cerchi degradanti, sempre più stretti. Sono tutti pieni di spiriti maledetti. Ci sono i violenti, divisi in tre gironi, violenti contro il prossimo, contro se stesso e contro Dio, cioè gli usurai, i sodomiti, i bestemmiatori, i suicidi. Il secondo, quello dei fraudolenti, è diviso invece in 10 bolge, cioè 10 fosse circolari concentriche. Nel nono e ultimo cerchio, il più profondo, sono puniti i fraudolenti contro chi si è fidato di loro, quelli che noi chiamiamo i traditori, che sono puniti in 4 distinte zone sempre concentriche: Caina, traditore dei parenti, Antenora, traditore della patria, Tolomea, traditore degli ospiti, e Giudecca, ovviamente, traditore dei benefattori. I dannati che stanno fuori dalla città di Dite, quelli che avevamo visto prima, erano peccatori per incontinenza, e l'incontinenza offende meno Dio. L'usura invece offende Dio profondamente perché offende la natura che deriva da Dio e che su di essa e sul e il lavoro si deve conformare l'agire umano. L'usuraio invece vive sul frutto del proprio denaro. In sull'estremità d'un'alta ripa, che faceva un gran pietre rotte in cerchio, venimmo sopra più crudele stipa, e quivi, per l'orribile soperchio del puzzo che il profondo abisso gitta, ci raccostammo indietro ad un coperchio d'un gran davello, ov'io vidi una scritta che dicea: Anastasio Papa Guardo, lo qual trasse Fotin della via dritta. Lo nostro scender conviene esser tardo, sì che s'ausi un poco in prima il senso al tristo fiato, e poi noi fia riguardo. Così il maestro. E io: alcun compenso, dissi lui, trova che il tempo non passi perduto. Ed egli: vedi che a ciò penso. Figliuol mio, dentro da cotesti sassi, cominciò poi a dir, son tre cerchietti di grado in grado, come quei che lassi. Tutti son pien di spirti maladetti, ma poiché poi ti basti pur la vista, intendi come e perché son costretti. D'ogni malizia ch'odio in cielo acquista, ingiuria è il fine, ed ogni fin cotale, o con forza o con frode altrui contrista. Ma perché frode è dell'uom proprio male, più spiace a Dio, e però stan di sotto li frodolenti e più dolor li assale. Di violenti il primo cerchio è tutto, ma perché si fa forza a tre persone, in tre gironi è distinto e costrutto. A Dio, a sé, al prossimo si pone far forza, dico in loro e in lor cose, come udirai con aperta ragione. Morte per forza e ferute dogliose nel prossimo si danno, e nel suo avere ruine, incendi e tollette dannose. Onde omicide e ciascun che malfiere, guastatori e predonna, tutti tormenta lo giron primo per diverse schiere. Puote omo avere in sé man violenta e nei suoi beni, e però nel secondo giron
convien che senza pro si penta, qualunque priva sé del vostro mondo. Biscazza e fonde la sua facultade, e piange là dove esser de giocondo. Puossi far forza nella deitade, col cor negando e bestemmiando quella, e spregiando natura e sua bontade. E però lo minor giron suggella del segno suo, e soddoma e caorsa, e chi, spregiando Dio, col cor favella. La frode, ond'ogni coscienza è morsa, può l'uomo usare in colui che in lui fida, e in quel che fidanza non imborsa. Questo modo di retro par ch'incida pur lo vinco d'amor che fa natura, onde nel cerchio secondo s'annida ipocrisia, lusinghe e chiaffattura, falsità, ladroneccio e simonia, ruffian, baratti e simile lordura. Per l'altro modo quell'amor s'oblia che fa natura e quel che è poi aggiunto di che la fede spezial si cria, onde nel cerchio minore, ove il punto dell'universo in su che dite siede, qualunque trade in eterno è consunto. E io, maestro, assai chiara procede la tua ragione, e assai ben distingue questo baratro e il popol che il possiede. Ma dimmi, quei della palude pingue, che mena il vento e che batte la pioggia e che si incontran con sì aspre lingue, perché non dentro dalla città roggia sono i puniti, se Dio li ha in ira? E se non li ha, perché sono a tal foggia? Ed egli a me, perché tanto delira? Disse, lo ingegno tuo da quel che sole, ovver la mente dove altrove mira. Non ti rimembra di quelle parole con le quai la tua etica pertratta, le tre disposizioni che il ciel non vuole, incontenenza, malizia e la matta bestialitade? E come incontenenza men Dio offende e men biasimo accatta? Se tu riguardi ben questa sentenza e rechiti alla mente chi son quelli che su di fuor son segno in penitenza, tu vedrai ben perché da questi felli sien dipartiti e perché men crucciata la divina vendetta ti martelli. O sol che sagni ogni vista turbata, tu mi contenti sì quando tu solvi che non men che saver dubbiar magrata. Ancora indietro un poco ti rivolvi, diss'io, là dove chi d'usura offende la divina bontade e il groppo solvi. Filosofia, mi disse, a chi la intende, nota non pure in una sola parte come natura lo suo corso prende dal divino intelletto e da sua arte. E se tu ben la tua fisica note, tu troverai, non dopo molte carte, che l'arte vostra, quella, quando pote, segue come il maestro fa il discente, sì che vostr'arte a Dio quasi è nepote. Da queste due, se tu ti rechi a mente lo genesi dal principio, convene prender sua vita e avanzar la gente. E perché l'usuriere altra via teme, per sé natura e per la sua seguace dispregia, poi chi in altro pon la spene. Ma seguimi oramai, che il gir mi piace, che i pesci inguizzan su per l'orizzonte e il carro tutto sovra al cor giace, e il balzo via là, oltre si dismonta.